Rinaldi, allora la Regione Marche mette sul piatto, diciamo così, un volume di milioni di euro veramente importanti. Cosa c'è alla base di questa idea? Alla base di questa idea c'è una cosa molto importante che se da una parte bisognava gestire e bisogna continuare a gestire l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia, dall'altra parte c'è bisogno di sostenere il sistema economico, perché immaginare di gestire una decrescita del PIL di circa 8-9 punti, 8 lo dice il governo, 9,1 dice il Fondo Monetario Internazionale. Questa crisi invece arriverà tutta in una volta. Ecco perché c'è bisogno di un'onda d'urto anche nell'affrontare. Bisogna mettere in campo misure shock per sostenere l'economia e per sostenere i livelli di occupazione. E questo significa che proprio nella fase centrale della gestione dell'emergenza sanitaria, ho presentato un documento, una mozione in Consiglio regionale che è stata approvata con una risoluzione il 28 di aprile, con cui chiedevo sostanzialmente di destinare quante più risorse possibili al sostegno del sistema economico, di riprogrammare i fondi europei e peraltro aggiungo anche con la possibilità, visto che la Regione Marche è una regione che ha un indebitamento molto basso del 3,5%, eventualmente anche fare debito. Ecco, da questo documento che ho presentato è emerso l'approvazione di un atto in Consiglio che prevede che impegna la Giunta regionale a stanziare risorse per almeno 150 milioni di euro da mettere a disposizione delle imprese, delle attività economiche, dei professionisti ed anche delle famiglie, perché riteniamo che bisogna affrontare velocemente e la velocità è assolutamente importante in questo momento affrontare il sostegno all'economia e all'occupazione. Queste risorse dovranno essere un modo per dare una mano al sistema. Ecco, è prevedibile fare una previsione di quando questa liquidità entrerà in vena, per così dire, insomma, nel sistema Marche? Di qui alla metà del mese di maggio la Giunta regionale approverà il rendiconto 2019, per cui queste risorse dovrebbero sbloccarsi. A quel punto le risorse potranno essere disponibili. Di qui alla metà di maggio la Giunta, insieme al Consiglio regionale, lavoreranno per mettere in campo le misure da destinare. E quando parlo di misure parlo non solo di liquidità, quindi con possibilità di prendere liquidità e avere nuovo debito, ma anche con risorse a fondo perduto, perché in un momento come questo, per abbattere soprattutto i costi fissi, servono anche risorse a fondo perduto.